Allora, signori, io oggi sono da solo. Voi vi starete chiedendo: Memox, perché sei da solo? E io vi rispondo: fatevi i cazzi vostri. A parte gli scherzi, questo è un video abbastanza serio che ci tenevo a fare per ragguagliarvi sulla questione Fiverr, freelance e comunque delle truffe che io vorrei esporre al pubblico, perché chi è intelligente ovviamente già lo sa, però non è nemmeno una questione di scaltrezza, è facile cadere in simili tranelli. Quali tranelli? Ve lo faccio vedere subito. Io oggi vi presento due esempi, ma probabilmente la cosa evolverà perché, un po' come i virus del computer, i farabutti sono sempre un passo in avanti. Quindi io oggi vi faccio vedere queste cose, questi messaggi messi qui da un'illustre testa di cazzo che pensava di farmi fesso. E di primo acchito ci stavo per cadere, poi però mi sono un po' reso conto della faccenda. Vi faccio leggere il messaggio, i messaggi e poi vi renderò partecipe del mio brainstorming, insomma, del come ha fatto il mio cervello ad arrivare alla conclusione che questo era un bello schema, un ammasso di stronzate per fregare soldi. Allora, questo qui mi chiede: sei bravo nel data entry, che ovvero si tratta comunque di un lavoro di dattilografia. Io gli ho spiegato che ci bazzico e mi ha detto: ok, allora ti do un PDF dove sceglierai il progetto a cui vuoi lavorare. E io ho detto: va bene, passami questo PDF. Nota, il progetto 1, 2 e 4 sono disponibili mentre il terzo è già stato preso. Il PDF in questione è questo e già partiamo male, perché come fa un'azienda professionista a rifilare uno schifo del genere in bassa risoluzione, scritto con il culo, disegnato con il culo, sembra fatto con Paint da mio nipote che ha 4 mesi di vita. Comunque, i progetti. Qui c'è scritto tutto confidenziale, il pagamento e quant'altro, ma il secondo campanello d'allarme, quello molto più prominente, era security fee. Ecco, la security fee, quando un datore vi dice che c'è una security fee, voi già sapete che avete a che fare con degli bravissimi, astuti figli di puttana. Perché su cosa si basa? Qui dice rimborsabile dopo il completamento del primo progetto completato, insomma, tradotto alla buona. Significa che io ti devo dare dei soldi a te per lavorare. Ecco, se mi stesse offrendo un servizio, un prodotto o delle informazioni veramente classificate, lo potrei anche capire perché è un modo per pararsi il culo, così quando arrivi allo stipendio ti viene rimborsata anche quella cifra lì. Però dato che non mi è stato dato nulla di tutto ciò, mi è stato dato solo questo PDF schifoso che non dice assolutamente né di informazioni, né di prodotti, né di servizi, non c'è niente di nero su bianco, io non ho la più pallida idea di cosa si tratta, solo di un incarico di dattilografia dove c'è una security fee campata in aria. Quindi io ti dovrei pagare 60 dollari, dopodiché tu te ne vai a fanculo con il mio gruzzolo e il lavoro è inesistente. Poi qua mettono bei soldi pagati, ma soldi che non vedrete. E io ho detto: i bassi sforzi in questo documento sono
Una bella bandiera rossa per me. Una migliore interfaccia che non sia stata fatta da un infante su Paint sarebbe stata meglio, se l'intento era quello di persuadere. Un'altra cosa, ma la gente seriamente ci casca per queste stronzate, per queste security fee? Sono solo curioso, perché a questo punto sarei molto più interessato a unirmi ai truffatori piuttosto che ai creduloni. Quindi fammi sapere se c'è un lavoro in quell'area piuttosto. E mi ha risposto: cosa significa tutto questo? Cosa vuoi dire? E ho detto: francamente, perché dovrei darti una security fee? E poi gli ho spiegato quello che ho detto un po' anche a voi. E ho ribadito che i veri datori non fanno queste cose, quindi perché dovrei pagarti? Mettiti nei miei panni, sembra sospetta la cosa. Semmai dovrei essere io a chiedere una security fee a te se investo il mio tempo in questo. Ha detto: non ti devi preoccupare, siamo una compagnia legittima, siamo su questa piattaforma da più di 3 anni. Ed effettivamente questo è vero, perché Express Writers esiste da molto tempo. Peccato che lui evidentemente non lavori per loro, perché dal sito stesso che lui mi ha rigirato, poi io a sua volta gli ho girato uno screenshot che ora vi farò vedere, e gli ho spiegato: ma guarda, il tuo sito dice che voi non chiedete soldi prima di iniziare a far lavorare i freelancer, e tra l'altro non usate Telegram come mezzo per contattare questi potenziali lavoratori. La foto in questione è questa, e questa viene proprio dal sito ufficiale, che lui ingenuamente, stupidamente, ha fatto tutto quel casino, quell'ambaradan per fregare, e poi ha usato un sito che è il primo a dire: non vi fidate perché ci sono dei truffatori che stanno prendendo per il culo gente di Upwork, di Fiverr per lavori che non esistono, con dei PDF col nostro logo che non hanno ragione di esistere. Se siete stati contattati per lavorare, vabbè, notifica la polizia postale e quant'altro, e dice in grassetto: ma Express Writers richiede un pagamento prima di iniziare a lavorare? No. E bla bla bla. Quindi, cioè, è nero su bianco, non c'è bisogno nemmeno di congetturare, perché cioè, si sa. Poi, a me affascina come fanno questi fagocitatori di sterchi a venirsene fuori con certe cose, al di là di quello che già ho accennato, ho menzionato, ma anche dei mezzi subdoli con cui loro pensano di farla franca, ovvero questo fatto che alcuni progetti siano già stati presi è un po' lo scam, la truffa bella posta che fanno, per esempio, gli agenti immobiliari quando dicono: il prezzo è talmente basso, l'abbiamo scontato talmente tanto che ci sono già prenotazioni, oppure ci sono già dei potenziali acquirenti che vogliono questo prodotto qui. Addirittura certi se ne escono con telefonate false che fanno sentire anche a voi. Per mettervi un po' quel pepe al culo, ovvero che devi comprare subito perché questa è un'offerta che non si ripete più. Questo succede anche negli store online con questi sconti lampo. Comunque sono tanti, i mezzi sono tanti, le persone di cui si servono di questi sotterfugi nei campi più disparati. Quindi, chiuso questo capitolo,
passerei al prossimo. E vabbè, ho detto che voi mi avete contattato su Fiverr e mi avete detto di ricontattarvi qui su Telegram, che non si potrebbe fare, però ho detto vabbè, vediamo cosa ha da dire questo stronzo qua, perché sicuramente lui avrà altro da offrire. Sicuramente. Non ci metto mano sul fuoco, sto cazzo. E lui invece lavora per Apex, che è un'altra azienda molto molto conosciuta nel campo di, non so se si, ecco, conversione di dati, roba comunque editoriale, non so. E vabbè, ti ripassa un po' tutte i loro traguardi, i loro traguardi, non quelli suoi, perché lui non c'entra un cazzo con loro. Comunque, ho detto vabbè, dopo tutto questo sermone lui mi ha detto: manda i tuoi dati personali, le tue credenziali su questa email, che adesso se la trovo. Comunque era una molto molto tetra, nel senso che non è sospetta, cioè intanto era un nome personale, l'indirizzo è Gmail, quindi non è neanche apex.com, per dire. Adesso non la riesco a vedere qui. Comunque, ecco, davidartworld0gmail.com. E questo già parla da sé. E ho detto vabbè, un piacere, manderò una lettera di introduzione nel link che tu mi hai mandato nella pagina contatti del sito ufficiale e aspetterò risposta da lì. Perché se la cosa è vera, possono anche rispondermi da quell'altro canale. Va bene, signore, no, gentilmente, mandala a quest'altra email. Sto cazzo. Mi assicurerò di mandarlo nell'esatto momento in cui riceverò l'ok da una fonte ufficiale. In altre parole, non appena riceverò risposta dal sito stesso, dopo ti mando pure i miei conti bancari, non me ne frega un cazzo, però io devo prima avere la certezza, la conferma da chi di dovere. E poi ho fatto grazie per l'opportunità. Però questa opportunità purtroppo mi si è chiusa in faccia, perché né quello di prima né questo qui ha fatto più sapere nulla. Peccato, mi sarebbe piaciuto, come detto, lavorare con i truffatori, perché se ci sono più soldi lì, cazzo, che ci metto io a cambiare spoglie, voglio dire. Comunque, questo per dire: attenzione a quello che fate, perché su internet di queste cose girano, lo sapete, però capitarci di persona può fare incazzare nel momento in cui vi rendete conto del tempo perso, dei soldi persi. Nel mio caso no, perché cazzo penso di avere un cervello in testa, però l'ho già detto, non è una questione che questi sono sempre passi avanti. Evidentemente si perdono in un bicchiere d'acqua quando poi si tratta di mettere carne al fuoco. Vabbè, comunque è finita qui, dai. Attenzione a ciò che fate, porca madonna.